Native Segreti 2018. Native, senti che cos'è. Ah, ma Native va bene perché il produttore è Pino, quindi è napoletana. Native va benissimo. A parte una bottiglia bellissima. Sì, l'etichetta anche. Questa è la moglie di Mario Roberta che si diletta in questi stili. Ma senti la potenza di questo frutto. Questa è la Dianico. Sì. A livello di concentrazione spaventosa, si sente proprio trama, no? La porosità del granulo. Quindi una forza espressiva mostruosa. Anche qui però senti la purezza delle note balsamiche del legno. Sì, non l'hai visto. Ma lo conosco perché l'ho assaggiato più volte. No, devo dire che Mario Colino è un genio del frutto e dell'uva e della trasformazione. Persona purissima, quindi capace di realizzare vini che hanno innovato la campagna enologica in modo... Lui è stato il primo enologo storico di Feri San Gregorio. E adesso questa è la sua azienda dove esprime l'Anianico ai massimi livelli, veramente. Tu dici estrema tannicità, poterosa acidità, che sembra evidente. Se, guarda, se tu lo dici a una persona, sei estremamente tannico e guarda, ti posso dire, sei poderosamente acido. Sembra una cosa. Però se tu continui da qualche parte, prima o dopo di questo, ci sarà che tutta questa poderosa acidità e tannino è avvolta nella morbidezza del frutto. È pura rotondità di frutto di massima armonia. Però, insomma, se no il vino non sarebbe equilibrato, non sarebbe un 99. Ma certo. Forza. Io devo dire a mio figlio. Immigliorabile, tu dici. Eh sì, perché siamo dei livelli veramente, veramente molto alti. Ariola Vigni e Vini. Sì. Barbiam Rosso 2018. Ah, questa è Parma. Parma che canta con i suoi colli, perché Ariola dell'amico Marcello Ceci è un'azienda viticola parmense, rarissimo, ma ci sono i colli di Parma che sono una meraviglia dal punto di vista, non so, direi proprio naturalistico per le condizioni che li vi albergano, il regno dell'Ambrusco e un connubio straordinario, originalissimo, tra due varietà internazionali ultranote nel mondo che sono il Cabernet e il Merlot, mixate però ad una quota principale portante di Lambrusco, vinificato non frezzante ma tranquillo. E tu senti, anche questo è un vino veramente che avrà un grande futuro, perché una tra le curiosità più grandi del pubblico è sapere, dice, ma si può ottenere dal Lambrusco un vino fermo e tranquillo? È quasi il contrario, l'uva è sempre ferma e tranquilla, poi si è spumantizzata dal Lambrusco. Quindi l'uva Lambrusco al suo stadio di calma assoluta, di calma carbonica, rende un frutto di concentrazione eccezionale. Tu dici eufonia di sua densa e fragranza di nitor come prima, sembra uno scioglilingua. Sì. Eufonia di sua densa e fragranza. Eh sì. Io prima di fare uno spettacolo dirò sempre eufonia di sua densa. Però fragranza. Pensa quanto è bella una cosa che al contempo è suadente e fragrante. Quindi, a proposito di sensi, ci mettiamo pure l'orecchio. L'orecchio è parte fondamentale. Ecco, il vino è l'unico, diciamo che il senso acustico, solo le bollicine lo stimolano. Però se senti fermentare il vino, la componente come acustica... Fa? Come fa? Sobolle. Dicono i tedeschi che le migliori fermentazioni sono quelle che si svolgono a più bassa temperatura e più lunghe nel tempo. La dose di pop, 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 il sobollir del vino. Poggio le Volpi, Roma Doc Rosso edizione limitata 2017. Qui di nuovo è Roma, 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 Roma. Questo genio, questo funzionario dell'Arzial, di cui non so il nome, me ne dispiaccio, che ha inventato la denominazione Roma. Cioè, vista la crisi dei vini, del Frascati, delle denominazioni, veramente un funzionario illuminato ha detto: ma perché non facciamo un vino che chiamiamo Roma? Però ti devo chiedere. Rendendo possibile l'attribuzione di questa denominazione ai soli vigneti insistenti nell'agro romano. Nessuno sa che Roma è il comune agricolo più grande d'Europa. Alle porte di Roma c'è una natura vera, intatta, pura, che è capace di produrre dei vini fantastici. I produttori che sono sorti negli ultimi 20 anni, che sono tanti, i piccoli produttori, piccoli coltivatori che prima erano conferitori delle cantine sociali, che si sono attivati e sono arrivati a produrre bottiglie di questa levatura eccezionale. Però per fare il Roma è necessario che sia cesanese, Montepulciano e Sangiovese. Però il cesanese, vabbè, è tipicamente laziale. Però dico Montepulciano e Sangiovese, io immaginerei più un abruzzese e l'altro emiliano. Ma sicuramente, però sono
vitigni appartenenti alla fascia centrale. Sono tipici della fascia centrale, perché Montepulciano è Marche e Abruzzo, quindi ad oriente di Roma, sullo stesso asse longitudinale. E d'altra parte, qual era l'altra che abbiamo detto? Il Sangiovese e tutta la fascia centrale, l'Umbria, la Toscana, che va verso il Tirreno. Comunque questo... No, questo è un vino spaventoso, perché Poggio le Volpi, Felice Mergè, è stato capace veramente di innovare. Il rapporto tra le famiglie nobiliari possidenti delle più belle tenute prospicenti Roma e Roma è stato molto conflittuale. Mentre il marchese Antinorio Frescobaldi è fiero e orgoglioso di avere la sua campagna ora a Pontassieve, ora a Santa Cristina, il duca Grazioli, il principe Pallavicini, non gliene frega niente o quasi nel passato della sua tenuta a Colonna o nel Lazio. Invece le ville dei castelli di Roma, dei castelli sono meravigliose, quella della Tuscolana, di Lancellotti, Grazioli, cioè queste cose degne di Roma.